che arriva diretto, quindi chi meglio di Clementino può arrivare a loro in modo anche divertente, in modo, anche con la forza e la determinazione che lui mette nelle sue canzoni. Per questo l'ho scelto, perché ha una forza che trasmette a me, che non sono più una ragazzina, e quindi figuriamoci i ragazzi, è un grande trascinatore. Sicuramente hai la responsabilità di essere un comunicatore tramite le tue canzoni. Ti senti responsabile ogni qualvolta scrivi una canzone, che insomma la leggono i ragazzini, la sentono i ragazzini? Ma io sono innanzitutto onorato di essere ascoltato da tutti questi ragazzi, ma in realtà è anche un pochino la forza della musica rap, che è la musica urbana, metropolitana e di strada per eccellenza. Addirittura qualcuno dice che la musica rap sono i nuovi cantautori. Io non credo che sia così, perché i cantautori sono quelli e nessuno li può sostituire, gente come Pino Daniele, Francesco De Gregori, De André, Dalla. Noi parliamo semplicemente come mangiamo, ecco, non so, sai, si dice proprio questa cosa, parla come mangi, noi quello facciamo. Io prendo ispirazione da quello che vedo tutti i giorni intorno a me, per strada, nel mio paese, Cimitillo, in provincia di Napoli. Basta prendere un caffè e in un bar, sentire i discorsi degli anziani di turno, ecco, e prendere tesoro da quelle frasi e metterle su carta. Noi siamo qui al Gifoni Film Festival per parlare di una cosa molto importante, che è la sicurezza e la prudenza. Io ho parlato prima con questi ragazzi ed è stata un'esperienza fantastica, insomma. Già è bello vedere tanti ragazzi che ti ascoltano, e poi specialmente se parliamo di ragazzi 12-13 anni. Io ho fatto alcuni esempi, io ho fatto l'esempio che una volta sono caduto dal motorino quando avevo 16 anni, e se non avevo il casco magari in questo momento non ero qui a parlare di queste cose. E la stessa cosa ho detto: ragazzi, avete 12 anni, tra qualche anno tutti voi volete lo scooter. E due ragazzi sono venuti a un mio concerto a Foggia, purtroppo quando sono andati via avevano bevuto tanto, non hanno messo la cintura, e uno dei due è morto purtroppo in un incidente stradale. Ecco, sono cose importanti, che io sono una persona che scherza tanto, mi piace tanto scherzare, però qui si parla di cose serie che vanno al di sopra della musica, al di sopra del film, al di sopra della si parla di vita in generale. Quindi io credo che la sicurezza e la prudenza siano cose molto importanti, come ho fatto l'esempio del musical Scugnizzi, dove c'è una scena che parla proprio delle morti bianche, del non proteggersi durante il lavoro, non mettere scarpe antinfortunistiche, eccetera, eccetera. Sono cose importanti, quindi ecco, non dico altro. Perché sebbene nell'ultimo album non ci sono featuring, però tu ci hai abituato durante la tua carriera, che sei un rapper che aiuta tanti giovani, hai fatto tanti featuring e tante collaborazioni con tanti ragazzi che stanno emergendo. Sì, ho aiutato ragazzi nuovi che stavano uscendo, tipo uno che si chiama Giovanotti, un altro mi ha chiesto di collaborare, siamo Pino Daniele, città buona, mano a mano sto aiuto. No, vabbè, a parte gli scherzi, no, io collaboro tantissimo con tanti ragazzi giovani. Da poco è uscito il Tritolo mixtape, dove ho dato spazio, ecco, a tante promesse del rap campano, ma mi muovo anche sul sociale al di fuori della musica. Abbiamo costruito un campo di calcetto a Scampia con l'associazione Cannavaro Ferrara attraverso un'asta di beneficenza. Io gioco con la nazionale italiana cantanti, dove ogni volta che giochiamo nello stadio olimpico, nello stadio dello Juventus Stadium, nello stadio della Juventus, scusami, il ricavato va o all'ospedale Bambin Gesù, oppure per altre situazioni, con una mia squadra di calcio che si chiama Iena Soccer Academy, spesso organizziamo tornei e il ricavato, compriamo defibrillatori per gli ospedali. Bisogna dare sempre una mano. Io penso che noi artisti siamo in prima linea per la società, e quindi dobbiamo fare questa cosa. Io volevo chiederti una cosa: tu hai anche un passato come attore, no? Hai qualcosa, fatto delle piccole parti, sì. Hai studiato recitazione. Sognavo di fare l'attore. Qual è stata la motivazione che poi ti ha spinto verso la musica? Ma io ho iniziato a studiare teatro all'Università Popolare dello Spettacolo, Mater Dei, UPS si chiama. E tra parentesi ero con Orazio Cerino, il ragazzo che sta presentando dall'altra parte una parte del Gifoni Film Festival. Mi ricordo che io andavo, cioè ho lavorato un po' con Pino Quartullo, abbiamo fatto un po' di cose, e mi ricordo che andavo a Cinecittà per fare la comparsa, mi davano 100 euro al giorno per stare fermo lì,
Non dire nulla, mi chiamavano, vieni lì, io dicevo commissario, vi voglio un telefono e basta quello. E, poi, però ho visto che a Cinecittà c'era tanta concorrenza nell'ambito teatrale. Intanto io facevo il rap come passione, poi mi sono ritrovato all'improvviso che ero un rapper nelle gare di freestyle, vincevo le gare e all'improvviso il rap ha superato tutte le aspettative e ho iniziato a fare il rap. Ma vi posso assicurare che il teatro mi ha dato tanto anche per il rap, per la presenza scenica, per la comunicazione. Quindi io credo anche i ragazzi dovrebbero andare di nuovo a teatro, perché non vanno tanto a teatro i ragazzi. Questa canzone che hai dedicato a Sorrentino, pare tu sia legato particolarmente al cinema. Nell'ultimo album Vulcano c'è una dedica a Sorrentino. Ci sono molte dediche al cinema, perché c'è Tutti Scienziati con il videoclip fatto nel Frittole quasi 1500. E quindi abbiamo portato questo omaggio a Troisi e Benigni. C'è la dedica a Paolo Sorrentino, dove io ho visto tutti i suoi film e ogni tanto fermavo e scrivevo tutte le frasi importanti. Ho scritto alla fine questa canzone, si chiama proprio Paolo Sorrentino. Lui mi ha chiamato e mi ha fatto i complimenti, mi ha detto mi sono emozionato, ha detto devi vedere io come sono emozionato adesso a parlare con un premio Oscar, ecco, come Paolo Sorrentino, e spero di stringergli la mano il prima possibile. Perdonami una domanda, parlavo in questo periodo con dei tuoi colleghi, con Fabio Masta, e mi diceva una cosa, avete iniziato un po' di tempo fa, ma nel 2006 tipo il rap era molto underground, ora è diventato mainstream. Com'è cambiata la situazione per te e com'è cambiato? Ma il rap c'è sempre stato, il boom dell'hip hop in America, beh, è arrivato prima di tutto ovviamente perché è nato lì, poi in tutta Europa. L'Italia è sempre stata una nazione un po' nostalgica, quindi molto legata ai vecchi cantanti. Finalmente adesso stiamo raccogliendo quello che è stato seminato per anni. Ho iniziato nel 96 a fare rime, nel 2004 a fare le gare freestyle, a vincere qualcosa, e poi adesso mi ritrovo a suonare cioè davanti a tutte queste persone. Vuol dire che il rap sta andando bene e speriamo che il rap vada sempre sempre più in alto, in Italia specialmente. Dottoressa Giovine, vuole aggiungere qualcosa? Ma io non rubo spazio, ovviamente, voglio solamente ringraziare intanto Clementino per aver accettato di fare da testimonial in questo progetto, che è un progetto di rilevanza sociale. E noi come INAIL, anche noi siamo un ente che ha bisogno anche di un po' di cambiare, anche cioè, di diversificare la strategia comunicativa, perché la comunicazione istituzionale deve seguire un po' anche l'evoluzione della società e l'evoluzione dei giovani, del percorso che fanno i giovani. Quindi abbiamo voluto veramente con Clementino veicolare dei messaggi importanti. Noi non riusciamo ad arrivare ovviamente ai giovani giovanissimi, noi con i nostri workshop, convegni, seminari che facciamo istituzionalmente, andiamo nelle scuole perché è previsto, e andiamo nelle scuole, parliamo ai giovani, parliamo alle istituzioni. Però ecco, il messaggio forte che può lanciare un rapper, soprattutto come Clementino, che innanzitutto ha passione, ci crede ed è fortissimo, arriva direttamente al cuore e alla mente, è un grande comunicatore, è un messaggio importantissimo. Quindi io diciamo insieme abbiamo, quindi grazie a Clementino, io lo ringrazio perché 800 ragazzi oggi, una platea delirante praticamente, hanno detto tutti quanti www.inel.it, e questo è un successo enorme. È un successo, non avrei potuto veicolare meglio questo messaggio, e quindi veramente è una grande opportunità che ci dà anche il Giffoni, ed è anche, io mi approfitto anche, ripeto, non solo per lanciare questo messaggio, la prevenzione e la sicurezza deve far parte del nostro un pensiero quotidiano, dobbiamo tutti i giorni pensare questo, e ovviamente questo Giffoni oggi ha un titolo particolare, no? Into the Magic. Esatto. Nel senso che nella magia sembra praticamente che la sicurezza, zero infortuni, mancanza di incidenti siano solamente un sogno, no? Invece no, è realtà, e noi dobbiamo far sì con i nostri comportamenti quotidiani, attraverso i giovani che sono la generazione del futuro, quindi attraverso il messaggio che Clementino può lanciare e ha lanciato su questo, di far passare questo messaggio in una maniera eccezionale. E ringrazio la direzione generale e quella regionale che ha consentito
diciamo alla sede di Salerno, di come dire, avere come testimonial Anzi Clementino, facendo appunto, diciamo, l'inizio di una comunicazione comunque un po' diversa da quella che solitamente facciamo istituzionale. E quindi grazie tante. Clementino, per concludere, vorrei che tu mandassi un messaggio ai giovani, non solo in termini di sicurezza, ma anche ai giovani che magari si stanno facendo avanti nell'arte, sì, come hai fatto tu tanto tempo, sì, fa, con tante difficoltà. Certo. Ma innanzitutto buttate sto cellulare. Infatti, buttate, sì, i cellulari, veramente. Cioè, non voi che state riprendendo. Come non lo buttate? No, e allora, guarda, io ho scoperto una cosa, che ora non si dialoga più, non c'è più, non si guarda più un paesaggio. Io sono sui social, mi piace postare la foto, ma posto la foto, ragazzi, sono a Ciffoni, ci vediamo stasera. Ragazzi, è uscito il mio nuovo album, basta. Ieri sera sono uscito per Salerno, per Agropoli, sì, che tra parentesi si mangia benissimo. Infatti sì, Ho posato il cellulare nel cassetto, l'ho spento e me ne sono andato. Mi sono divertito in un modo incredibile. Il contatto. Mamma mia, ragazzi, modalità aereo, il mio nuovo album, così lo già. No, a parte gli scherzi. Oltre a questo, di non esagerare con i social, la cosa importante è di credere in tutto. Io vengo da Cimitilla, provincia di Napoli. Mm-hmm. È il centro della Terra dei Fuochi. Praticamente noi siamo nel triangolo Acerra Marigliano Caserta, noi siamo al centro. Allora, se io sono riuscito a farmi sentire anche a Milano, a Torino, perché non ci può riuscire pure un altro che viene da Bari, da Catania o da Giffoni? Certo. Io vengo da Cimitilla, non vengo dal Duomo di Milano o dal Colosseo di Roma. Bravo, vengo, sì, dalla provincia della provincia, e per farmi sentire io prendevo il treno, andavo a Milano, mi sfidavo in freestyle, le porte chiuse facce. Quindi, ragazzi, le porte chiuse facce ce ne saranno tante. Bisogna semplicemente rialzare, continuare a camminare a testa alta ma con i piedi per terra, con una certa umiltà, ma andarci con determinazione, e si può arrivare dovunque. Hai detto veramente delle belle cose. Noi siamo lusingati di averti qui e ringraziamo Inari di averti portato. Io ringrazio Inari, tra parentesi, per avermi invitato, ecco, è una grande responsabilità. Io spero di fare musica, grazie, per tanto tempo. Poi noi ringraziamo Clementino di essere intervenuto ai microfoni di Radio Giffoni Now, la dottoressa Iovino, e tra poco ci risentiamo sempre su Radio Giffoni Now. Grazie Clementino. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Grazie. Buonasera.